allora oggi vlog, siamo appena partiti, sono le 21.07, scusate qui si muoverà tutto però siamo in macchina e quindi non sono bravissima a rimanere ferma, non so come vedrete perché io vedo un'immagine orribile, devo dire la qualità pessima, però vabbè. E io sto partendo col mio solito vestito, la mia divisa di quest'anno, però è l'unica cosa comoda veramente che ho. Non so come devo tenere il telefono. Allora, la macchina è piena a libero simile. Penso che sentirete il miagolio di Ciprietta. Adesso mi ha dato, perché lei non è abituata, quindi adesso si deve sparare, poverina. Sto super mega viaggio. E speriamo bene, insomma, incrociamo le dita. E niente, io adesso mi fermo, proverò a registrare così dei piccoli pezzetti di video fino poi all'arrivo domani mattina a casa. E non so verso che ora faremo il tragitto col traghetto, però quello ve lo voglio filmare perché secondo me è un momento bellissimo. E ci vediamo dopo. Ciao! Buongiorno, mamma che stanchezza. Allora, noi siamo arrivati a Salerno, stiamo facendo colazione, guardate gli occhi che ho, e io sto mangiando una sfogliatella frolla. Mamma che buona, siamo particolarmente stanchi devo dire, perché comunque siamo in viaggio da ieri dalle 9, dalle 21 e sono appena le 7. Adesso ci sgranchiamo un pochino e riprendiamo il viaggio. Ci mancano ancora 500 km per arrivare a casa e quindi niente, forza e coraggio e si prosegue con il viaggio. Allora, in questo momento sono le 13.51, siamo arrivati a Villa San Giovanni, però purtroppo la situazione è questa, siamo bloccati all'ingresso proprio dell'uscita. Cioè, no, all'ingresso dell'uscita, come si dice, amore? Sì, all'ingresso di Villa San Giovanni, all'uscita dell'autostrada verso Villa San Giovanni, vabbè, ci siamo capiti. Praticamente ci sono ben 120 minuti di coda e la cosa mi preoccupa non poco. Mi stavo dicendo, la cosa mi preoccupa non poco, non per noi, che a un certo punto, insomma, ci armiamo di pazienza, ma per i miei amori dietro, nei trasportini, perché altre 2 ore per Cipria non lo so. Diciamo che in qualche modo da un paio di ore si è calmata, nel senso che ha smesso di miagolare, si è tranquillizzata, perché non vi ho detto, insomma, durante il vlog che la piccina è stata molto male, ma veramente molto male. Ha miagolato almeno per 10 ore di fila. Si è scorticata il nasino a furia di sbattere nella porticina, diciamo, del trasportino, perché forse lei poverina voleva provare ad aprirlo, si è rotta le unghie, insomma un disastro. Adesso è calma, è tranquilla, abbiamo provato a darle da bere ma non ci pensa proprio, quindi queste 2 ore di attesa un pochino sinceramente per lei mi fanno, per fortuna che siamo al fresco, mi fanno preoccupare. Sì, non c'è proprio tanto sole, comunque c'è l'aria condizionata in macchina, arriva fino dietro e per forza. I cani sono abbastanza tranquilli, loro non si fanno sentire, tra l'altro sono appena scesi, hanno fatto pipì, hanno bevuto. La Ciprietta purtroppo non è terrorizzata, solo a provare a lasciarla uscire dal trasportino, esce le unghie, diventa pazza e quindi non l'abbiamo fatto. Abbiamo provato a darle da bere ma non ci pensa, quindi vediamo un po', dai, ci vediamo dopo quando forse saliremo sul traghetto. E finalmente siamo riusciti a imbarcarci, c'è un vento pazzesco oggi. Io vedo gli occhi, io vedo il mare. Quasi pronti per partire. No, siamo partiti. Siamo partiti. Che bello, Dio mio. Oh,
sbarcare, siamo arrivati a Messina. E quindi adesso 30-40 minuti per arrivare a casa. Fa un caldo micidiale. Puoi proseguire diritto tra 550 metri, poi entra nella rotatoria. Siamo quasi arrivati. Quanti tra gradi 100 stanno, metri, amore? Prosegui 35. Diritto, poi entra nella rotatoria. 35 gradi. Prendi la prima uscita. Entra nella rotatoria, poi prendi la seconda uscita. Ehi! Oh, finalmente siamo arrivati a casa, doccina fatta, non vi dico il caldo che c'è, vabbè, non ci voglio pensare. Allora, tavola apparecchiata e con tante cosine buone da mangiare, adesso vi faccio vedere. Allora, qui abbiamo del... Cos'è questo, papà? Foie gras? Sì. Del foie gras. Poi le famose melanzanine ripiene. Questa mamma cos'è? Caponatina. Sì. Caponatina, peperoni. Adesso arrivano i totani. Ciao amore. Adesso arrivano i totani ripieni e anche la pasta. Oh, finalmente a letto. Vi dico solo che sono appena le 9 e noi siamo già cotti. Manuel accanto a me che dorme, è esausto, poverino. Ha guidato solo lui e quindi è distrutto. I cucciolini stanno tutti benissimo. Cipria è qui che dorme accanto a me, rilassatissima. Proprio si è lasciata andare al relax più totale, gioia mia. Ha fatto i bisognini, ha bevuto, ha mangiato. E invece Emilia e Coffi sono sotto al letto perché gli arriva anche l'aria, che abbiamo messo solo l'aria condizionata e quindi stanno belli tranquilli, anche se so già che loro durante la notte poi vanno a finire sotto il letto dei miei perché sono fatti così. Abbiamo trovato un caldo che non avrei mai immaginato. Io ho anche i capelli ancora bagnati, non ce la faccio ad asciugarli, ho asciugato solo la parte sotto della nuca. E non avrei mai immaginato di trovare un caldo così. È allucinante, anche adesso fuori è impossibile. Cioè non credo che uscirò la sera perché è veramente insopportabile, è una cosa tremenda. Speriamo bene. Comunque, domani abbiamo un po' di cosine da fare. Domani devo fare la tinta che non sono arrivata in tempo a fare su. Dovrò andare a fare la ceretta. E poi dovremo andare a comprare delle cosine, forse nel pomeriggio andiamo al mare. Vediamo un attimo, io devo anche studiare, insomma è un po' un periodo un po' così. Poi ovviamente vi farò vedere quando andremo a vedere qualche casa, così mi darete anche qualche consiglio. Va bene, adesso mi metto a dormire perché sono esausta, proprio stanca. Vi mando un bacione, ci sentiamo presto. Ciao!